La voglia di cambiare c'è perché sta arrivando una nuova generazione dentro l'università, che fa parte della mia generazione, no? Quindi sono del 1999, ed è praticamente una necessità che sta nascendo dal basso, ovvero non si vuole più, diciamo che il governo non vuole più decidere di stanziare i fondi all'università sulla base di dati quantitativi, ma ci si sta muovendo verso una maggiore relazione tra la vera performance con l'università e i soldi che poi effettivamente il governo li dà l'anno successivo. Buon pomeriggio e buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Cross the Line. Intanto volevo ringraziare tutti voi per il supporto che ci state dando sia su YouTube sia su Spotify, siete tantissimi ragazzi, continuate a seguirci. Oggi incredibile puntata con un ospite di eccezione, Federico Naidi. Ciao Fede, come stai? Ciao, ciao, Ciao. tutto bene, grazie. E ovviamente il nostro immancabile co-host Luca Barberis. Ciao Luca. Ciao ragazzi, sto bene Allora, anch'io. prima di iniziare, classica presentazione. Federico, ti puoi presentare al pubblico, raccontare un po' chi sei, cosa fai? Ok, allora, mi chiamo Federico Naidi, attualmente sono un genovese che arriva da Venezia, lavoro in questa società di consulenza come consulente in innovazione praticamente. E ho studiato ingegneria gestionale, poi risorse umane, però diciamo che l'università non è mai stato il mio principale punto di riferimento, diciamo la vita accademica. Diciamo che ho sempre cercato di vivere delle attività che fossero extracurricolari all'università, e quindi cercare di trovare effettivamente quel qualcosa che ti permette di valorizzare quello che l'università ti dà, che non è tanto il contenuto, vorrei dire, magari un po' estremo come pensiero, ma quanto le persone che tu vai a conoscere. Ed è proprio quello che ho vissuto in tutti questi anni. Io vedo anche dal tuo curriculum che c'è anche una forte esperienza nelle junior enterprise e penso che quello che hai detto prima si rispecchia un po' con il tuo pensiero e comunque quello che sei oggi, no? Il fatto di ricercare più l'esperienza, più il network, la condivisione di informazioni rispetto a quella che è la teoria accademica. Puoi Eh sì, confermare? allora diciamo che in realtà sì, confermo assolutamente, ed è il motivo per cui ho scelto l'università di ingegneria gestionale a Padova. Cioè io quando dovevo scegliere l'università in quinta superiore avevo due strade, da una parte l'ingegneria gestionale e dall'altra le scienze motorie, perché appunto tuttora comunque sono appassionato molto di sport, bodybuilding, calisthenics e così via. E il motivo per cui poi ho scelto ingegneria gestionale è perché ho conosciuto quello che all'epoca era il presidente di GEST e successivamente il tesoriere di GE Italy. Quindi io ancora piccolo, praticamente, quando lui mi ha spiegato che cos'era il mondo delle junior enterprise, diciamo che lì la mia scelta è stata immediatamente di entrare a far parte della junior enterprise di GEST, che sarebbe dell'Università di Padova. E quindi lì poi ho iniziato la mia carriera in cui sono diventato alla fine presidente e l'esperienza più bella che ho fatto è stata quella di aiutare un'altra junior enterprise, la junior enterprise di Genova, effettivamente a crearsi, a fondarsi. Bello, molto Ok, bello. molto bello. Allora, oggi il tema è la terza missione. Allora, io devo dire, sono sincero, io non avevo mai sentito prima di oggi appunto il termine terza missione. E quindi ti volevo chiedere se potresti farci una breve introduzione di questo concetto. Sì, allora, mettiamoci nella lente parleremo di università, quindi la Ok. terza missione dell'università. Allora, non si sente mai parlare della terza missione perché l'Italia è l'unico paese che parla di terza missione. Tutte le altre università invece parlano di un altro concetto, che è il social engagement dell'università. Quando ne parliamo di terza missione, adesso rimarremo sempre nel contesto, almeno all'inizio, insomma, contesto italiano, quando parliamo di terza missione si intende tutte quelle attività
processi, strumenti che un'università mette in campo per poter dialogare con l'esterno, per poter creare un impatto con l'esterno. Quindi praticamente si intende la valorizzazione della ricerca, il mettere in, che ne so, prendere un dipartimento di un'università e creare un contratto di collaborazione con una determinata impresa per creare dei progetti di ricerca congiunti. Ma si estende anche alla parte proprio di, come il termine vuole all'estero, di social engagement, tant'è che si parla anche di civic university, si parla dell'interazione con tutta la società, quindi l'accesso, rendere democratico l'accesso all'università, fare in modo che tutti quanti abbiano veramente gli stessi diritti di studiare in qualunque università che sia, pubblica, si parla sempre di università pubblica in questo caso. Okay. Hai detto che diciamo solo in Italia si parla di terza missione, ma secondo te da che deriva questa differenza tra gli altri paesi europei e il nostro paese? Poi mi sorge naturale ovviamente dire se ce n'è una terza vuol dire che ce n'è anche una prima e una seconda. Eh sì, esatto, questa qua è veramente la domanda che viene ogni volta quando devo spiegare che cos'è la terza missione, ma che cosa sono, quali sono le prime due missioni. Allora, vorrei dire, purtroppo in Italia abbiamo questa cultura di sommare anziché togliere. Se c'è un problema aggiungiamo una cosa in più, non è che la togliamo. Quindi noi, col fatto che abbiamo un'università che è molto burocratica e quindi dietro alle prime due missioni, che adesso andiamo a capire che cosa sono, no, non c'era la possibilità da parte del governo di togliere queste due missioni e aggiungerne delle altre, insomma. Quindi si è preferito dire, guarda, noi abbiamo già queste due missioni, aggiungiamone una terza, chiamiamola terza missione, senza nemmeno definirla. Tant'è che questo si parla ormai è una decina d'anni che viene chiamata terza missione, e tuttora ci sono dei corsi che organizza la CRUI, che è la Confederazione dei Rettori delle Università Italiane, dove il titolo di solito è definiamo la terza missione, perché se tu non gli vai a definire una tassonomia, difficilmente poi qualcuno riuscirà a capire che cos'è effettivamente la terza missione. Quindi all'estero sono riusciti, fuori dall'Italia, soprattutto in Europa, sono riusciti a praticamente scardinare quelle che erano le fondamenta dell'università e definire effettivamente questa che noi chiamiamo come terza missione, la social engagement dell'università, quasi come se fosse la vera e propria missione dell'università. E quindi ti vorrei dire questa cosa qua. Sì. Ok, ho capito. E va bene. Quindi adesso questa è la situazione italiana, ma ad esempio io volevo farti una domanda. E i vostri progetti quindi sono anche europei? Sì. Avete anche delle connessioni con l'Europa? Come funziona? Sì, allora, diciamo che quando tu vai a parlare, quando colleghiamo il concetto adesso di terza missione con qual è l'impatto che vuole generare un'università. Un impatto che può essere sicuramente con un focus locale, ma che necessariamente deve iniziare con delle collaborazioni europee. E qui il focus è sempre sulla collaborazione europea, perché la Commissione europea stabilisce una serie di parametri su cui le università si devono basare. E quindi i progetti sì, sono fortemente europei, però diciamo che qui c'è questo termine che viene fortemente utilizzato, che è l'impatto global, cioè avere un impatto globale, prendo come punto di riferimento il locale. Cioè adesso, ad esempio, ci sono una serie di progetti, e qua rientro io come specialista della questione, che si parla di trasferibilità dei modelli di business. Quindi l'università che vuole provare ad avere un certo impatto nella società fa un progetto a livello locale, e poi subentro io, che praticamente vado a pescare in giro per l'Europa quali sono delle università che si trovano in un contesto simile, e si praticamente si trasferisce questo tipo di progetto, questo tipo di modello di business che è nato fuori, nelle altre università, che possono essere ovunque. Okay. E tu hai una domanda per te sempre, Fede. Tu hai parlato del fatto di comunque che la missione, un po' lo scopo della terza missione è quello appunto di cercare di avere una divulgazione sia scientifica che culturale anche a livello locale. E la domanda che mi sorge è questa: perché se ne parla poco? Cioè, nel senso, io mi immagino
che per definire comunque nello specifico, avere una tassonomia di quella che è la terza missione, c'è bisogno anche di coinvolgere un po' le persone, coinvolgere i giovani, far appassionare i giovani a questa tematica. Quindi, quali secondo te potrebbero essere i problemi che ci sono attualmente e quali potrebbero essere le soluzioni per avvicinare anche i più giovani ad appassionare, ad interessare appunto di queste tematiche? Allora, diciamo che uno dei principali problemi per cui effettivamente non si conosce la terza missione è perché l'università non lo sa comunicare. Diciamo che è sempre stata focalizzata in aspetti amministrativi, burocratici e che inevitabilmente comportano portare l'attenzione verso quegli aspetti lì, gli aspetti burocratici, non tanto gli aspetti un po' più di interazione umana. E tant'è che, allora qui provo a fare un passo indietro. Allora, parliamo delle tre missioni. Allora, l'università, ci sono queste, che cosa sono le rivoluzioni universitarie? Le rivoluzioni universitarie hanno portato man mano alla nascita delle missioni. Significa, prima rivoluzione universitaria. Nella prima rivoluzione universitaria si è deciso che l'educazione dovesse essere la missione dell'università. Che cosa deve fare l'università? Educare, insegnare. Successivamente cosa succede? Successivamente arriva la seconda rivoluzione universitaria e in questa seconda rivoluzione universitaria arriva la seconda missione, cioè fare ricerca. Quindi l'università da puro strumento per praticamente, praticamente per aumentare in generale l'accessibilità ai corsi di formazione, così si è passato a vogliamo ricercare nuova conoscenza, vogliamo aiutare la società a scoprire nuove cose. Cosa succede? Che inevitabilmente qui c'è stato uno scontro con la seconda rivoluzione, ovvero ci si è guardati in faccia e l'università aveva praticamente sviluppato questa sua concezione dove sono la più forte, ok? Sono gli altri che devono venire da me. Infatti c'è questa metafora, che è la metafora della Torre d'Avorio, dove appunto essere un dipendente dell'università, essere un ricercatore era una cosa elitaria, era una cosa importantissima all'epoca. Però a un certo punto ci si è scontrati con il mercato, con lo sviluppo dei modelli di business e effettivamente lì l'università ha dovuto necessariamente riadattarsi e dire no, c'è bisogno di fare un passo indietro e iniziare a collaborare con l'esterno. E questa, per quanto non è stata definita come la terza rivoluzione universitaria, e può essere anche per questo che magari non se ne parli troppo, comunque è nata la terza missione, dove in Italia si è deciso di parlare di terza missione, all'estero si è iniziato a parlare di social engagement. Quindi questo qua, diciamo, per chiarire un attimino. È interessante il fatto che attualmente, ed è uno dei progetti che ho portato avanti con l'Ocse, che sarebbe l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, è stata quella proprio di aiutare tutte le università in Italia per superare questi ostacoli, quindi aiutare le università a iniziare a dialogare di più con l'esterno. Quindi la Commissione. Nel concreto, quindi come ha aiutato poi, scusa se ti interrompo, come ha Vai, aiutato vai. poi le università? Quali sono state le tue, diciamo, task operative? Allora, le mie task operative sono state: andiamo in giro per l'Italia e intervistiamo tutte le università, mappiamo tutti i problemi e poi organizziamo dei workshop, tre workshop, uno al nord, uno al centro, uno al sud, dove invitiamo tutte le università per vicinanza territoriale e tramite questi workshop identifichiamo le soluzioni agli ostacoli che abbiamo mappato nella fase precedente. E quindi diciamo, se vogliamo magari mettere sul pratico certe cose che sono uscite, ad esempio, si parla di maggiore interazione tra università del nord e università del sud. Nel senso, oppure una cosa magari più semplice anche da capire è l'università ha sviluppato una cultura individualista, quindi è il singolo professore che porta avanti le relazioni con le imprese, ma non è l'università.
Quindi tanto più bravo è un professore, tanto più l'azienda che è connessa a questo professore ne potrà beneficiare da quello che ti quello che ti può dare l'università. E quindi noi appunto abbiamo cercato di smuovere, tramite una serie di analisi che abbiamo fatto, di passare da una cultura individualista a una cultura collettivista, in cui è la stessa università a gestire le relazioni con le imprese. Ok, prima di interrompere... Vai, scusami. Vado io allora. E, allora, a me sorge subito un dubbio spontaneo, quindi. Allora, prima, chiaramente ogni università possiede i suoi problemi. Ti volevo chiedere, quindi, se anche in questo caso c'è un divario tra nord e sud, se i problemi delle università del nord risultino essere molto diversi da quelli del sud. Allora, diciamo che... ok, è una bellissima domanda questa. Quello che bisogna cercare un attimo di capire come differenze tra nord e sud, tra l'università, è che nell'università al sud, ad esclusione comunque si parla di Roma, piuttosto che la Federico II a Napoli, che lì sono delle situazioni diverse, però in tutte le altre università del sud l'università è vista come il promotore di uno sviluppo economico locale. Mentre se più andiamo verso il nord, con magari il massimo a Milano, l'università rappresenta solamente una piccolissima fetta dello sviluppo economico locale. Quindi più scendiamo verso il sud e più effettivamente i problemi sono completamente diversi, perché l'università deve essere proprio il fulcro principale per lo sviluppo economico, e mentre al nord può essere tranquillamente vista come un partner industriale. Ok. Come fanno poi, io mi allaccio alla domanda di Luca, come fanno poi le università del sud a mantenere il passo poi con le università del nord? Questa, diciamo, è una domanda che mi sorge naturale. Allora, qua si parla di maggiori finanziamenti che il governo dà all'università del sud. Le università del nord vengono premiate nel momento in cui creano delle collaborazioni con l'università del sud. Oppure l'università, ad esempio, c'è questa cosa qua che si sta mettendo in piedi con l'università a Milano, e cioè ti presto il mio ufficio di trasferimento tecnologico e te lo porto al sud. E quindi, ad esempio, possiamo avere, non so, l'ufficio del trasferimento tecnologico del Politecnico di Milano che va in, tra virgolette, in trasferta all'università di Bari, e lì magari si creano delle collaborazioni e quindi ci si passa il know-how praticamente. Okay. Mi allaccio sempre a questo rapporto. Mi hai detto quindi che il ruolo dei governi e anche delle regioni all'interno del contesto della terza missione, quindi lo vedi attivo, lo vedi che potrebbero fare di più o altro, insomma. Nel senso, cosa pensi che si potrebbe fare? Allora, diciamo che si stanno facendo tante cose e il governo da questo punto di vista deve cercare di dettare delle policy che siano comuni. Allora, anche qua purtroppo ci sono state, come ritorno al discorso di prima, l'università tende ad aggiungere piuttosto che a sottrarre quando ci sono dei problemi, ok? Quindi ci si crea sempre tanti pensieri sopra ogni problema che c'è. E il problema è che c'è stata questa legge, la legge del Gelmini del 2010, dove praticamente si è cercato di dare molta più autonomia all'università. E il problema è che questa cosa è scappata di mano. Cioè l'università hanno iniziato a fare veramente quello che volevano. E quindi ti ritrovavi delle policy che un'università aveva al sud che erano completamente diverse da quelle che avevi al nord. E quindi poi il governo si è ritrovato a non poter gestire niente, perché effettivamente non aveva il controllo su niente. E quindi praticamente questo qua è il problema di base. Il governo dovrebbe cercare effettivamente di ritornare nei suoi passi e ritrovare una base comune. Infatti il progetto che abbiamo fatto con l'OCSE, promosso dalla Commissione Europea e gestito poi dal Ministero dell'Università e della Ricerca, è stata quella proprio di cerchiamo di sistematizzare le relazioni tra università, cerchiamo effettivamente di trovare una base comune, ripartire da una base comune per poi sviluppare delle policy che siano in linea con tutte le necessità. Certo, ma
Allora, anche i progetti quindi delle varie università. Volevo sempre rimarcare quindi se ci sono delle differenze sempre tra nord e sud, tipo i progetti del nord sono molto diversi anche, che ne so, come protagonista, quelli che hanno, tipo da quelli del sud, oppure sono simili comunque. E allora, i progetti diciamo che sono simili per natura, ma hanno scopi diversi. Nel senso, si parla sempre di trasferimento di conoscenza, trasferimento tecnologico, dove appunto si cerca di trasferire un certo tipo di tecnologia che viene sviluppata in università in un determinato ambiente, che può essere un'azienda, una comunità, può essere pubblica amministrazione, ad esempio. Quindi diciamo che i progetti sono sempre gli stessi, ma dipendono talmente tanto dalle necessità che si trovano nel locale che effettivamente sono completamente diversi. Ma anche proprio al sud si trovano progetti che sono estremamente diversi tra di loro. Solo Certo. che l'università gioca un ruolo completamente diverso, perché appunto al sud è promotore dello sviluppo economico, al nord invece ne rappresenta una piccola fetta. Allora, Fede, avrei una domanda per te, no? Perché io poi mi metto nei panni anche degli ascoltatori, ma mi ci metto anche io dentro e penso anche Luca. Abbiamo provato prima di questa puntata a cercare un po' di documentazione relativa alla terza missione, il social engagement, ma anche alla prima e alla seconda. E ho notato che ci sono veramente pochi, pochi documenti, cioè nel senso è veramente difficile, anche volendo, provare a documentarsi. Quindi la domanda che mi sorge naturale è: come hai trovato, come sei venuto a conoscenza della terza missione, come ti sei appassionato e quali sono stati gli step poi successivi? Allora, diciamo che se si cerca terza missione non si trova nulla. Anzi, molto spesso ci si confonde con il terzo settore, che sono due cose che non c'entrano assolutamente nulla. E allora, io ne sono venuto a conoscenza grazie a una lezione. In realtà è stato più nata un po' per serendipità, nel senso non è che la stessi cercando questa cosa qua, mi è venuta fuori. È venuta fuori perché in una lezione di organizzazione aziendale abbiamo parlato del modello della tripla elica organizzativa, cioè si parla di tripla elica organizzativa nel momento in cui università, governo e imprese collaborano in un'elica che continua ad autoalimentarsi per sviluppare business, per sviluppare impatto sociale, impatto culturale. E quindi io proprio a partire ho approfondito personalmente che cosa significava questa tripla elica organizzativa, e lì è venuto fuori il ruolo focale che ha l'università all'interno di queste eliche, di queste tre eliche. E infatti nel momento in cui si parla di Triple Helix Organization viene fuori che cos'è effettivamente la terza missione. E questo qua è nato proprio da un documento importantissimo che consiglio di leggere tutti quanti perché è un obbligo morale che dobbiamo avere, ovvero l'inizio, il documento che sancisce l'inizio della Knowledge Based Economy. Quindi è questo documento che è stato pubblicato dall'OCSE, in cui, anzi, partiamo dal Trattato di Lisbona del 2000 della Commissione Europea, in cui la Commissione Europea ha deciso di diventare l'economia basata sulla conoscenza più forte al mondo. E nel momento in cui, infatti, da lì sono nati i miliardi e miliardi di finanziamenti nei progetti di ricerca e innovazione, perché la Commissione Europea, l'Europa, sta puntando così tanto? Perché nel 2000 hanno deciso: vogliamo diventare più forti dell'Asia, più forti dell'America su questo qua. E quindi da lì, se si parla di knowledge based economy, l'università è l'ente che produce, per definizione, la conoscenza. Da lì inevitabilmente l'università è entrata all'interno di questo circolo. Ok, allora io adesso volevo fare uno spoiler quindi ai nostri ascoltatori e volevo dire che perché mi è venuto un flash e questo modello dell'elica l'avevo visto anch'io in un corso e è venuto fuori, mi ricordo che c'è forse anche la quarta, la quinta, e fino a io mi ero fermato di elica. E
E quindi nella quarta mi ricordo che c'entrassero le città. E quindi ti volevo chiedere appunto il rapporto tra le università e le città. Quindi i progetti, come li legano, eccetera. Ok, interessante. Allora, sì, si parla della tripla, della quarta e della quintupla elica. Quadrupla nel momento in cui ci aggiungi i cittadini, esatto, e quintupla nel momento in cui ci aggiungi l'ambiente, in generale, definito come proprio environment in generale. E allora, con progetti, con la cittadinanza, diciamo che la più conosciuta, che magari la più conosciuta in generale anche in Italia, è la notte dei ricercatori. Che cos'è la notte dei ricercatori? È una serata, magari sono anche più giorni, in cui l'università va in piazza, mette tutti i ricercatori con tutte le ricerche che stanno facendo e i ricercatori devono andare a spiegare alla cittadinanza che cosa stanno facendo, che cosa stanno studiando. Questo Bello. è un modo per entrare all'interno diciamo, per fare in modo che i cittadini capiscono che cosa sta succedendo dentro l'università, che è proprio, il mio ruolo è proprio qua, è fare in modo che le ricerche vengano capite da persone che non ne capiscono assolutamente niente Esatto. di questa cosa qua. Io concordo, cioè nel senso che poi preferirei, vorrei che ci fossero più attività di questo tipo all'interno delle città, perché diciamo ci facciamo sempre vanto, no? Soprattutto l'Italia, di essere una città, un paese pieno di cultura, pieno di conoscenza e queste attività, questi punti di contatto poi tra università, quindi tra teoria e poi cittadini, poi ne beneficiano tutti. Quindi complimenti ragazzi, io Federico. Ti volevo ancora fare un applauso per tutto il lavoro che stai facendo no, e veramente continua così. E appunto per questo ti volevo fare anche una domanda relativa al fatto se un domani, no, nel momento in cui un ragazzo volesse fare lo stesso tuo percorso, cosa gli consiglieresti? Cioè, nel senso, anche guardando magari, io cito sempre l'esempio, magari un ragazzo che si affaccia al primo anno di università che vorrebbe appassionarsi e fare. Di queste missioni, di questi modelli, la sua vita. Cosa gli consiglieresti? Allora, Non lo fa, non lo fare. allora, diciamo che allora, c'è bisogno, prima di tutto, ci deve essere una predisposizione alla pazienza, nel Ok. senso devi veramente sudare per trovare una definizione che ti possa far capire che cosa sta succedendo a livello universitario. Cioè, nel momento in cui, allora, punto primo, nel momento in cui poi arrivo alla risposta. Quando ho scoperto l'esistenza della terza missione, purtroppo sono venuto a conoscenza di tutti i problemi che ci sono a livello universitario, che non è solamente la burocrazia, cioè la burocrazia è la punta dell'iceberg, quindi che si ritorna sempre su quella cosa lì. Allora, quindi quello che consiglierei prima di tutto è di appassionarsi alla ricerca, al mondo della ricerca, cioè capire effettivamente, bisogna essere curiosi della conoscenza. Cioè, io ho trovato molto curioso il fatto che, cavolo, è l'università che genera la nuova conoscenza. Sicuramente tutti gli altri istituti che fanno ricerca e sviluppo, però la base è proprio l'università. Quindi quello che prima vorrei dire è appassionarsi della ricerca, leggere i paper, conoscere i ricercatori, capire perché stanno facendo quel tipo di ricerca e poi da lì. In realtà è un learning by doing, perché al momento non c'è nessun percorso che ti può specializzare nella terza missione, ma è un cerca di capire, di entrare nella mente dei ricercatori e cerca di fare in modo che le loro ricerche possano essere utilizzate dall'industria piuttosto che dai cittadini. Ed è il motivo per cui io poi ho fatto risorse umane, che è per definizione la gestione delle persone. È il capire le persone, quindi io più sicuramente il mio focus è valorizzare la ricerca, ma il mio obiettivo è quello di valorizzare ogni singolo ricercatore, perché un ricercatore ha una potenzialità assurda se si pensa agli strumenti che l'università ti dà, perché comunque finita la magistrale ci sono 5 anni di dottorato dove lì comunque ti insegnano dei metodi analitici per la produzione di conoscenza che sono sottovalutati perché non si conoscono, perché l'università non sa conoscerli e perché i ricercatori non li sanno comunicare. Ok,
Ok, io avevo una domanda da farti. L'ambiente in cui lavori tu, pensi che sia, per opinione personale, quindi prettamente tradizionalista in Italia oppure progressista? Allora, diciamo che la voglia di cambiare c'è perché sta arrivando una nuova generazione dentro l'università, che fa parte della mia generazione, no? Quindi sono del 1999, ed è praticamente una necessità che sta nascendo dal basso, ovvero non si vuole più, diciamo che il governo non vuole più decidere di stanziare i fondi all'università sulla base di dati quantitativi, ci si sta muovendo verso una maggiore relazione tra la vera performance con l'università e i soldi che poi effettivamente il governo li dà l'anno successivo. Quindi tanto più, cioè, a distanza di 3-4 anni sarà così ormai, tanto più un'università sarà brava ad avere un impatto e a misurare qual è l'impatto che ha sulla società, tanti più soldi poi effettivamente il governo gli potrà dare. E visto che questa è una priorità che è stata dettata dalla Commissione europea, inevitabilmente ci si sta muovendo verso quella parte lì, e quindi anche le persone più tradizionaliste comunque non purtroppo verranno sorpassate, inevitabilmente. Ma perché arriveranno tantissimi fondi dalla Commissione, ci saranno nuove metriche di valutazione, e quindi diciamo che non importa se si è tradizionalisti oppure no, tanto comunque questa è la priorità della Commissione europea, e quindi prima o poi tutti quanti verranno scavalcati se non accettano questo tipo di cambiamento. Ok, allora io ultimissima domanda, poi ti lasciamo andare, Fede, era relativa al futuro. Lo so che è una domanda che è molto difficile rispondere, soprattutto al giorno d'oggi, ma ti volevo chiedere come ti vedi nel futuro, come vedi il futuro della terza missione in Italia, o se vedi comunque un possibile cambiamento di paese, magari andare in Francia o non lo so, come ti vedi magari tra 5 anni anche. Allora, io devo dire che ho avuto una grandissima fortuna di lavorare per questa società che si chiama STAM, che ha accettato e ha compreso questo tipo di problema. Perché il direttore passato era un direttore di una fondazione universitaria, quindi lui la terza missione la conosceva bene. E nel momento in cui sono entrato io, diciamo che abbiamo deciso di portare questo progetto insieme, quindi cercare di sviluppare dei tipi di attività legate alla terza missione. Quindi il mio futuro, al momento lo vedo in questa società dove porta avanti delle mie attività, ma in parallelo anche delle extra attività al di fuori di questa società. E al momento una cosa che mi sta incuriosendo tanto, anziché magari andare a fare troppi viaggioni mentali, è quella di specializzarmi verso la valorizzazione della ricerca aerospaziale. Perché al momento abbiamo vinto un bando molto importante da 1,5 milioni, in cui praticamente l'Agenzia Spaziale Europea ci ha affidato il ruolo di essere il punto di aggancio tra la tecnologia che viene sviluppata sullo spazio e le imprese che vogliono provare a utilizzare questi tipi di tecnologie. Quindi l'esempio più lampante e pratico, ad esempio, c'è questa navicella che si chiama Space Rider, dove praticamente l'Agenzia Spaziale Europea ogni 6 mesi lancia questa navicella e va praticamente per 3 mesi sullo spazio. E io, il mio ruolo è quello di trovare i ricercatori che vogliono inserire i loro esperimenti dentro questa navicella. E quindi Figo, questo qua figo. è una ficata pazzesca. Pensate che, ad esempio, a livello farma, se te vuoi studiare un virus e lo vuoi portare e lo vuoi studiare sullo spazio, hai un fattore di accelerazione di 1 per 10. Significa che se tu vuoi studiare una cosa qua sulla Terra e ci metti un anno, nello spazio ci metti un mese e mezzo. Quindi io sinceramente mi sono molto appassionato di questo ambiente qua e vorrei cercare di approfondire di più il tema della valorizzazione dello spazio. Anche perché il nostro fondatore è il primo astronauta italiano che sta sviluppando questa startup che si chiama Space V, che è praticamente Uno sta spin-off, cercando di costruire la Space base. V, SpaceX, cioè ci sarà uno scontro, insomma. Esatto. È una serra sulla Luna e noi gli stiamo sviluppando la tecnologia per coltivarla, coltivare sulla Bellissimo. Luna. Allora io direi comunque che più di dirci addio sarà un arrivederci per vedere un po' i progressi di questo progetto, Bellissimo. no? Certo, assolutamente.
Allora, Fede, io intanto ti volevo ringraziare e in bocca al lupo ancora per tutti i progetti che stai portando avanti e ringrazio anche Luca per essere sempre qui con noi come co-host e ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti.